tale quale con Back to Black, il ricordo di Amy Winehouse. Standing ovation parziale, ma no, quasi totale. Ecco, un po' timidoni, ma si sono resi conto della tua performance. Brava. Grazie. brava. Guarda, l'altro c'è in seconda fila, che sta chiacchierando, però c'è Pamela Camassa, Belli, che è stata nostra grande protagonista, e dalla quale ti ha interpretato Amy Winehouse, hai fatto Amy Winehouse. Giorgio, voglio iniziare da te. Guarda, io l'ho finito questo album, l'ho finito veramente, quindi sono un grande fan di Amy Winehouse, mi è dispiaciuto moltissimo. Io avevo già comprato il biglietto, pensa, per andarla a vedere, e invece poi è successo quello che è successo. Una Amy Winehouse, il video che abbiamo visto era magra, poverina, perché già non stava benissimo, quindi ovviamente noi ci riferiamo a un'altra tipologia che è quella dell'inizio, ma io veramente mi hai emozionato, è bravissimo. Grazie. Loretta. Bravissima, questo è uno dei pezzi che non sono stati presi forse nelle passate edizioni come brani da imitare di Amy Winehouse, ed è un pezzo molto difficile, molto meno, cioè è proprio, qua si vede proprio il blues, il rhythm and blues, la sua, il suo entrare, il suo sentire proprio le note blu. Negli altri pezzi magari si poteva giocare un pochettino, qua non si gioca, non hai giocato, hai fatto veramente un'interpretazione meravigliosa e mi hai fatto soffrire. Mi hai fatto soffrire. Ho sentito proprio una partecipazione particolare.
E poi a maggior ragione il lavoro che hanno fatto col trucco, proprio perché Roberta non è così filiforme eccetera, ma lei soffriva anoressia, bulimia, cioè poverina. Io magno, mi piace magnare. Mi pare anche giusto, ma il trucco sul viso, il naso affilato così è stato perfetto, complimenti, complimenti. Vincenzo, il trucco è a te. Per me sei stata proprio eccezionale. Sì, grazie, eccezionale. No, perché Roberta, io ti dico la verità sempre, per me stasera sei stata eccezionale, perché eri emozionante. Emozionante. Nel viso somigliante hai ripercorso il dolore di Amy Winehouse, esatto, che se lo portava sempre dentro. Dentro. Era bellissimo anche il complimenti, il numero di balla. E le luci, io continuo a fare i complimenti al direttore della fotografia, perché era un'atmosfera veramente commovente. Veramente. Vorremmo ringraziare anche il direttore di Rai 1. Sì. Vabbè, ma perché le luci sono una cosa importante. Ho capito, ma non è che poi ringrazia tutti. Cioè, purtroppo lui non capisce che a volte le luci possono far funzionare meglio anche un trucco. Assolutamente sì. Grazie, Lorenzo. Ma sentiamo colui che, avendo fatto tante puntate qua, capisce tutte le varie variazioni della voce, no? Perché tu hai studiato, ovviamente. Sì, allora io, facendo tale quale, devo dire la verità, ho imparato proprio, te si vede che il canto è tuo, però io ho imparato dove mandare la voce, perché la voce, come tu sai, si può mandare in tutte le parti del corpo, no? E io l'ho capito, sai quando, Carlo, se mi permetti, posso, sì, quando ho fatto il volo. Perché sono tre voci completamente diverse. C'è Gianluca Ginobili, che ha una voce nasale, lui quando che bella cosa, ma io, che va nel naso. Boschetto, che ce l'ha di petto, mana du sole, più bello in petto. E poi c'è invece Piero Barone, che secondo me è il più tenore di tutti, che ce l'ha tra la gola e la testa. Oh sole mia, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Ma però tu dici che detto c'entra. Detto questo, Amy Winehouse dove... Dici che c'entra. Okay. Perché Amy Winehouse è una voce molto tra la gola e il naso, vero? E lei è stata brava non solo a interpretare la voce, ma la camminata, l'avete vista quando è scesa? Io molto bene, vai, grazie, grande, cuore, grande, grande, grande. Non vorrei essere.